e benvenuti a questa nuova edizione del notiziario video della web TV delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. In questo numero, la peregrinazione della Madonna di Quintiliolo in visita a San Michele Arcangelo a Tivoli, il ricordo del bombardamento del quartiere degli scacciati della Santissima Annunziata a Palestrina, la festa della Madonna delle Grazie a Marcellina, il coro Stella del Mare di Marcellina entra in Federcori, le coroncine del Rosario dell'Opera dello Spirito Santo benedette nella Cattedrale di Palestrina, la stagione dei concerti alla Maddalena in Capranica Prenestina, la lunga notte delle chiese, appuntamento per le famiglie nell'ambito dell'anno Amoris Laetitia e gli impegni del Vescovo. Apriamo questa puntata con la peregrinazio dell'immagine della Madonna di Quintiliolo in visita nelle parrocchie di Tivoli. Sabato 29 e domenica 30 maggio scorsi l'icona ha raggiunto la parrocchia di San Michele Arcangelo. La comunità ha accolto l'immagine di Maria con l'installazione di un'opera d'arte sulla gradinata della chiesa, realizzata dal laboratorio artistico Don Bosco. Ci spostiamo ora in diocesi di Palestrina per la commemorazione della distruzione del quartiere degli scacciati e della chiesa della Santissima Annunziata durante il bombardamento del 1 giugno del 1944. Dopo una serie di attacchi aerei iniziati già a gennaio, il centro della città viene completamente distrutto. Perdono la vita numerosi cittadini e la comunità delle sorelle farnesiane. Tornano alla luce in questa circostanza i resti dell'antico santuario di Fortuna. Noi siamo stati segnati nella nostra infanzia, adolescenza, che mi raccontava mia madre, che in quel giorno lei andò con mio nonno, con mia nonna e i miei zii a rifugiarsi in quella famosa grotta e lì trovarono tutto occupato e loro malincuore si incamminarono verso la strada della campagna, Colle Doddo, e durante il tragitto si girarono, sentirono un forte boato e purtroppo sganciarono proprio la bomba sopra quella grotta dove morirono purtroppo tutti questi nostri compaesani. Ogni anno tutta la comunità ricorda con commozione questo doloroso momento della storia della città. Restiamo nell'ambito dell'attività pastorale della parrocchia della Santissima Annunziata a Palestrina, dove si è celebrata la settimana Laudato Si. Sabato 22 maggio Don Giuseppe Surace del circolo Laudato Si Don Giustino ha animato la preghiera dell'Ordine Francescano Secolare e domenica 23 maggio alle 10:30 è stata celebrata la messa nel Parco dei Giardini di San Francesco. Nel pomeriggio gli abitanti del quartiere degli Scacciati hanno intrattenuto i ragazzi presenti con un momento di fraternità e di amicizia. Ci spostiamo ora in diocesi di Tivoli, dove la comunità di Marcellina domenica 30 maggio ha celebrato la Madonna delle Grazie con la messa solenne delle 10 presieduta dal parroco Don Domenico Cauteruccio. Oggi in tutta la chiesa si celebra la Santissima Trinità e la nostra festa della Madonna delle Grazie capita proprio in questa celebrazione oggi. Quindi noi quando vediamo l'immagine di Maria è un'immagine enorme. Non è la semplice icona, ma qui abbiamo una sfera che si avvicina ad un mistero. Ci rifugiamo in Maria, lei una di noi e lei vicina al grande mistero della Santissima Trinità. La festa religiosa si intreccia strettamente con la tradizione popolare dei butteri, che non potendo svolgere i consueti festeggiamenti hanno realizzato un video. Vediamone un breve stralcio. Il nome buttero deriva dal latino regionale butorus, che vuol dire pungolatore di buoi. Li butteri lu portano, lu stennar de Sant'Antonio. E Maria che fa le grazie, che è nemica lu demonio. E mi tocca ringraziarli per tutto quello che sto a fare, per lu paese nostro e per sta mia comunità. Rimaniamo a Marcellina per parlare del coro Stella del Mare, che nello scorso mese di maggio è entrato a far parte dell'Associazione Federcori della Regione Lazio ed ha partecipato alla formazione online con Monsignor Marco Frisina. Ecco la loro testimonianza. Ciao a tutti, siamo lieti di annunciare che anche il nostro coro parrocchiale Stella del Mare è ufficialmente entrato a far parte di Federcori Lazio nel mese di maggio, una realtà che comprende più di 100 realtà canore.
e che ha come obiettivo l'approfondire la formazione nell'ambito dell'animazione liturgica, non solo in riferimento al luogo parrocchiale in cui operiamo, ma anche in virtù delle realtà musicali che vengono proposte intorno ad essa. Ci spostiamo ora a Palestrina, dove lunedì 31 maggio, festa della Visitazione, l'associazione Opera dello Spirito Santo ha portato in cattedrale 1000 coroncine del Rosario per la benedizione con una reliquia di Sant'Agapito. Il rito, presieduto dal parroco Don Ludovico Borzi, si è svolto nella cripta del Duomo, alla presenza di Padre Basito, dell'architetto Mario Busca in rappresentanza dell'associazione, del signor Antonio Cacciottolo, che ha realizzato i rosari, e del diacono Enrico Ottaviani. Giustamente la Chiesa ha arricchito di una particolare benedizione le corone del Santo Rosario e coloro che meditano in questo pio esercizio i misteri della redenzione. Concedi ai tuoi fedeli, assidui nella preghiera del Rosario, di custodire nel cuore, insieme con Maria, Vergine e Madre, per la grazia dello Spirito Santo e per l'intercessione di Sant'Agapito Martire, la gioia, la passione e la gloria di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vogliono anche essere un segno della presenza dell'opera dello Spirito Santo a Palestrina e quindi un riconoscimento a Sant'Agapito come primo martire, in qualche modo ha introdotto il popolo prenestino alla presenza del Signore e quindi il primo ad aver vissuto in modo pieno l'azione dello Spirito Santo. Una nuova stagione concertistica si apre nella Chiesa della Maddalena a Capranica Prenestina. Sabato 12 giugno, infatti, il maestro Andrea Panfili terrà un concerto d'organo riproponendo alcune composizioni di Domenico Zipoli, compositore attivo a Roma tra il 1710 e il 1716. Sono online su YouTube i due contributi delle diocesi in occasione della Lunga Notte delle Chiese edizione 2021. A Tivoli, un viaggio alla scoperta della storia millenaria della musica con i tesori musicali del Duomo. La qualità delle composizioni contenute nei manoscritti e nelle edizioni, la loro complessità e organico vocale strumentale esprimono eloquentemente la vivace attività che ha caratterizzato la cappella musicale del Duomo di Tivoli, soprattutto tra il XVI secolo e la prima metà del XIX secolo. A Palestrina il videoracconto delle fasi salienti del restauro in corso sul dipinto seicentesco di Sant'Agapito esposto ai Leoni. Questa grande tela di Andrea Cammacei, un pittore del Seicento che ebbe la commissione dai Barberini, dalla famiglia Barberini, che si trova qui nella cattedrale già dagli anni 30, grosso modo, del Seicento. Il quadro rappresenta il santo nell'atto di essere martirizzato. Dovrebbe essere il martirio di Sant'Agapito. Si sa che è stato martirizzato qui a Palestrina, mentre vedono i leoni. È circondato da due leoni che in realtà lo risparmieranno leccandogli i piedi, sì. In occasione della festa di Sant'Antonio di Padova, il prossimo 13 giugno, presso la chiesa di San Francesco a Palestrina, nell'ambito dell'anno Amoris Laetitia, viene proposto alle famiglie l'incontro dal tema Chi vuoi che io sia. Interverrà padre Alessandro Angelisanti dei Frati Minori, responsabile del progetto Nazareth. In conclusione del nostro notiziario, uno sguardo all'agenda del Vescovo. Domenica 6 giugno alle 10 in Piazza Santa Maria degli Angeli e alle 18 nella Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli celebra la messa nella solennità del Corpus Domini. Dopo un momento di adorazione eucaristica, benedice le città. Giovedì 10 giugno alle 9.30 a San Vittorino Romano presso il Santuario Nostra Signora di Fatima incontra il clero delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Venerdì 11 giugno alle 17 nello stesso santuario incontra le consacrate delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Domenica 13 giugno alle 10 presso la parrocchia di San Filippo Neri in Collefiorito di Guidonia conferisce il sacramento della Cresima e della Prima Comunione. Alle 18 presso la parrocchia di Santa Maria di Pugliano in Pagliano conferisce il sacramento della Cresima. Grazie della vostra attenzione, continuate a seguirci sui nostri canali social, arrivederci!